ottenere questi risultati, perché io non mi considero un Grand Master, mi considero un ricercatore. Io sono sempre stato sgridato da alcuni miei maestri che volevano che mi specializzassi in quello che facevo con loro, perché loro dicevano sempre che avrei ottenuto ottimi risultati e sarei diventato tra i migliori in quello che facevo. Il mio scopo non era quello, il mio scopo era la ricerca continua delle arti marziali. Non volevo assolutamente insegnare, non volevo assolutamente avere la responsabilità di educare altra gente. Poi è diventata, come dico sempre, una missione. Detto questo, io ci tenevo veramente di cuore a ringraziare tutte le persone che mi chiedono di partecipare nelle loro competizioni, che ogni giorno mi mandano degli attestati di stima, di affetto, e che comunque per me è una fonte di crescita continua, uno scambio continuo. Io è anche grazie a voi che sono riuscito ad ottenere questo certificato, perché a un certo punto della mia vita ho detto, perché no? Proviamo a fare questi tipi di percorsi alternativi. Come dicevo prima, alternativi, insomma, c'è della gente che ci dedica una vita a diventare Grand Master e prendere il settimo Zwan. In altri enti, ma comunque questi sono certificati internazionali e passano comunque una vita a volere ottenere questo. Io che non lo voglio ottenere, li ho ottenuti. Comunque, li prendiamo tutto quello che ci offre la vita. Quindi niente, in sostanza potrei tenervi qua oggi e volevo anche condividere questa gioia con voi, che non è assolutamente un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, che ripeto, ci saranno altre novità. Seguite.